Sì, grazie Presidente. Quando un sindaco e i suoi amministratori sentono dire che finalmente il governo ha stanziato fondi per le periferie attraverso un bando, sicuramente sono felici. Ogni amministratore è normale che sia felice. Finalmente qualcuno che pensa alle periferie, al disagio delle zone degradate, ai quartieri senza illuminazione, alle fognature rotte, alle strade da rifare, ai marciapiedi con le barriere architettoniche, a tutti quegli interventi d'urgenza che per un motivo o per l'altro non si è mai stati in grado di fare. Proprio lì, in quelle periferie, che troppo spesso sono dimenticate, perché questa è l'idea che si ha di una periferia sempre trascurata e bisognosa di interventi. Quella quindi di ridare vita e decoro alla periferia stessa. Abbiamo visto in questi giorni articoli strani sui giornali e siccome siamo particolarmente curiosi siamo andati a vedere i progetti dei 96 comuni che vi hanno partecipato. Non entro nel merito se fattibili o meno, non è compito nostro giudicarli, per quello ci sono i tecnici. Però credo che una riflessione su come vengano spesi i soldi dei cittadini sia quantomeno doverosa. Devo dire che abbiamo trovato molti progetti seri e meritevoli di tutto l'impegno e l'attenzione del governo per continuare la loro messa in opera e la loro fattibilità. Però mi permetta, caro Presidente, visto che qualche senatore insiste a erigersi paladino delle periferie, vogliamo raccontare, sperando di essere smentiti, cosa andrà in alcuni casi veramente a finanziare il bando periferie. Oltre ai progetti seri di cui vi parlavo prima. Ne cito solo alcuni, perché se dovessi farlo con tutti, quelli che ho letto non mi basterebbero i minuti a disposizione. Tra i famosi 96 comuni che con ansia stanno aspettando ben 1,5 miliardi dallo Stato, ho trovato da nord a sud finanziamenti, oltre all'ormai famosa motonave di Ravenna, di questo tipo. Un bel parco da picnic a Caltanissetta, la creazione di un'applicazione Beacon per fare la guida turistica a Siracusa, un progetto conferenze master a Carbonia, un progetto card e app Terre e Laghi a Verbania, una mediateca delle Dolomiti a Belluno, una cineteca e un corridoio ciclo-eco-ortivo a Bologna, un glorioso museo emozionale titolato dalla preistoria. Scusi un secondo. Credo che sta dicendo quello che ritiene, non tocca a lei censurarlo, mi pare. Non sta offendendo nessuno, grazie, prosegua pure. Vabbè, senza bisogno di applauso. Mi smentisca, la verità può fare male, però è la verità. Tutte attività nobili e meritevoli di attenzione, per carità, però si chiamava bando periferie. E volendo posso continuare dalle rotatorie di Foggia e Catanzaro al campo da baseball di Cefalù, dallo skate park di Biella, alle ricercatissime cappelle votive di Caltanissetta, alle inebrianti aiuole di Frosinone e alla biodiversità di Vibo Valentia. Per non parlare del capo. Va bene collega, abbiamo capito, sei senza microfono, non si sente. Vi pregherei di restare ciascuno nel proprio ruolo. C'è l'oratore che sta parlando, in questo caso gli altri ascoltano. Lo dico anche al collega Laus che non ho richiamato, ma lo invito a desistere, grazie. Prego. Per non parlare, Presidente, degli studi di fattibilità, quelli più fantasiosi sono quello di Pisa sul multilinguismo degli spazi urbani e quello di Matera sul project financing dello stadio. Studi di fattibilità degli di nota, che abbondano quasi più dei progetti. Ad Ancona si fa lo studio specialistico per l'implementazione della resilienza urbana, ma non solo ad Ancona, non sono da meno a Aosta, Nuoro e Potenza, oltre a Matera e Pisa che ho citato prima. Più che un bando periferie si poteva chiamare bando sugli studi di fattibilità. Del resto uno studio di fattibilità non lo si lega a nessuno. Si sa mai che si offendano gli amici consulenti. Vede Presidente, è normale che non si possa e non si debba fare di tutta l'erba un fascio.
Io però, che nutro una grande stima per i piccoli comuni e per quei sindaci che sanno rimboccarsi le maniche, gli stessi sindaci che per la maggior parte le buche sulle loro strade se le vanno a chiudere da soli, magari pagando anche il sacchetto d'asfalto di tasca loro. Quelli che sanno cosa vuol dire periferia degradata e frazione isolata. Quelli che quando fanno un bando lo fanno con serietà e ne rispettano le regole e gli indirizzi. Il mio rispetto va a tutti quei sindaci, mentre spero che altri oggi invece facciano una seria riflessione. E con questa riflessione di chiusura annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ alla mozione presentata dal gruppo di maggioranza. Grazie.